Per me Milano News è stata un'esperienza molto costruttiva. Io mi occupavo della gestione dei social network e della pianificazione della gestione delle puntate per il segmento serale. A Milano News ero il tecnico, ovvero mi occupavo di regia, diretta, post-produzione e anche montaggio video. Ho imparato a utilizzare gli strumenti affini al mondo del giornalismo, ma la mia esperienza poi non si è conclusa qui, perché ho continuato avendo modo e la fortuna di poter condurre Municipio X. Lo stage è stata un'esperienza molto utile e interessante. Mi ha permesso di crescere sotto alcuni aspetti personali e mi ha permesso di vedere finalmente come si lavora dietro le quinte di una trasmissione. Per me lo stage è stato un'esperienza molto positiva perché mi ha permesso di stringere un rapporto di amicizia con le mie colleghe ma anche con tutta la famiglia di Milano News. È stata decisamente un'ottima esperienza perché mi ha permesso di conoscere l'ambiente, mi ha permesso di mettermi alla prova e capire che probabilmente questa è la strada che voglio seguire. Ciao, io sono Francesca e ho svolto il mio stage a Milano News ricoprendo il ruolo di regista e tecnico. Principalmente mi occupavo dal punto di vista tecnico e di regia delle dirette dei programmi di Milano News. Inoltre, quando necessario, mi occupavo di riprese e montaggio video. Tutto ciò mi ha permesso di utilizzare dei programmi che non avevo mai utilizzato o che comunque avevo utilizzato solo in parte, come per esempio PowerPoint, Wirecast, Photoshop, Final Cut, Canva e molti altri. I motivi per fare uno stage a Milano News, a parer mio, sono veramente tanti. Si impara molto all'interno di un ambiente piacevole e bello, in cui si lavora con serietà, ma al tempo stesso non mancano momenti di divertimento. Sicuramente non ci si annoia perché ci sono sempre un sacco di cose da fare, si lavora tanto in gruppo e tutti possono proporre le proprie idee. In conclusione, la mia esperienza a Milano News è stata sicuramente un'esperienza molto positiva, che mi ha arricchito sia dal punto di vista formativo sia dal punto di vista umano e quindi la consiglio a tutti. Ciao a tutti, mi chiamo Francesca e durante l'estate 2019 ho svolto uno stage curriculare di 3 mesi a Milano News prima di laurearmi in Scienze Psicosociali della Comunicazione in Bicocca. Il mio ruolo era quello di producer e il mio compito era quello di cercare ed organizzare interviste con personaggi e associazioni che avevano qualcosa di buono da dire su Milano. La trasmissione di cui mi occupavo principalmente era Good Morning Milano e andava in onda tutti i giorni alle 12.30. Questa esperienza è stata importantissima per me perché mi ha permesso di crescere molto e di imparare tantissimo sulla comunicazione. Consiglio a tutti questa esperienza perché è molto formativa ma anche super divertente. Buongiorno futuri stagisti di Milano News. Sì, proprio te che stai per inviare il curriculum per una delle esperienze più belle, divertenti, faticose, formative e gratificanti della tua vita. Io sono Beatrice, sto come stagista ricoprendo il ruolo di producer. Come producer mi occupavo di trovare gli ospiti da portare in puntata. In seguito poi, dopo l'intervista, andavo a scrivere un articolo riassuntivo di quanto successo. Tranquilli, per quanto fosse complicato, questo compito è molto divertente. Avete sempre qualcuno pronto ad aiutarvi. Nel mio caso avevo Fabio, il direttore di Milano News, e Adriana, la producer di Municipio X. Questi mesi trascorsi a Milano News li porterò per sempre nel mio cuore. Sono stati emozionanti, divertenti, non mi sarei mai aspettata di divertirmi così tanto in così poco tempo. Comunque sono 3 mesi ma sono stati molto intensi. Porterò per sempre nel cuore le prime puntate e soprattutto i legami che si sono creati. E mi raccomando, divertitevi perché sarà un'esperienza stupenda. Siate sicuri che qui imparerete veramente che cosa c'è dietro un programma televisivo. Ciao! Io sono Silvia e ho fatto lo stage per la mia laurea magistrale. Ho studiato editoria, cultura della comunicazione e moda alla Statale di Milano. La mia esperienza è stata decisamente positiva, soprattutto Fabio, Elena e tutti gli altri non mi hanno mai fatto sentire come la tirocinante che deve fare semplicemente le fotocopie, ma anzi come parte integrante del gruppo, e mi hanno fatto capire che le mie conoscenze, le mie competenze valgono anche molto, non è che solo perché sono una tirocinante allora non dovrei parlare. Consiglio fortemente di fare un'esperienza di stage, ci si ritrova in un ambiente molto creativo, si ha la possibilità di provare a fare diverse cose, sperimentare, e soprattutto si conoscono un sacco di persone molto interessanti. Ho trovato lo stage attraverso la piattaforma Indeed, dove appunto ho inviato la mia candidatura come aiuto regia, in quanto volevo ampliare i miei studi teorici e teorie con qualcosa di pratico che servisse veramente poi in un risvolto lavorativo. Appena mi sono presentato mi è stato detto appunto che non c'era subito spazio per il reparto di regia video, ma che potevo iniziare le prime settimane come content creator. Ho lavorato durante il nolo
Fringe Festival, dove diverse persone, soprattutto attori e comici, si esibivano portando la loro performance. Quindi il mio compito è stato quello di seguire le interviste per poi redigerne alcuni articoli. La parte più interessante, più bella secondo me del lavoro sono state le esterne, ossia le uscite che facevamo in gruppo, in team.